Benvenuti a Punti e Dintorni, vigilia di Natale, quindi vi facciamo già gli auguri e partiamo proprio da temi legati al Natale, perché anche quest'anno si rinnova la tradizione della mostra dei presepi a cura dell'APAV, Associazione Presepisti Artisti Bel Gioioso. La novità è rappresentata dalla location, perché la mostra dopo 16 anni lascia la Chiesa dei Frati e si stabilisce al Castello di Bel Gioioso con ingresso da Piazza Vittorio Veneto, proseguirà sino al 9 gennaio, tutti i sabati dalle 14 alle 18.30, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 12, poi dalle 14 alle 18.30, Natale e Capodanno solo al pomeriggio, ingresso al cortile del castello consentito ai portatori di handicap. Ricordate che con le nuove misure c'è sempre l'ingresso con mascherina e super green pass a tutte le mostre. Anche a quella presso il Museo Diocesano di Milano, il presepe di carta di Francesco Londogno, recentemente entrato appunto nelle collezioni del museo, grazie alla donazione di Anna Maria Bagatti Valsecchi, restaurato e visibile fino a febbraio, con un allestimento che consentirà anche in futuro un più agevole spostamento. L'opera è considerata una dei capolavori di arte sacra milanese del XVIII secolo, denominato Presepe del Gernetto, dal luogo di provenienza Villa Gernetto a Lesmo in Brianza. Ingresso anche qui con mascherina e super green pass. Un'altra mostra che vi vogliamo segnalare è quella Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia 1 a Milano. Prosegue fino a domenica 9 gennaio ed è allestita con presepi etnici, è promossa dall'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Si tratta di una singolare raccolta di presepi che rappresentano differenti e suggestive culture dei vari continenti. Giallo Commedia al cinema per Natale, un cast tutto al femminile. Sette donne e un mistero, Margherita Bui, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Michele Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni. Protagoniste anche nella nostra provincia, Movie Planet di Parone e San Martino Sicomario e al The Space di Montebello della Battaglia proprio il giorno di Natale. Viva l'Italia invece è la mostra allestita al Teatro Verdi di Castelnuovo dal gruppo Fotomatori Cassolese fino al 9 gennaio. Ovviamente è interamente dedicata alla nazione italiana, tanti scatti, dove si respira proprio la semplicità magari di un volto che si contrappone al degrado di una società troppo spesso rapita dall'egoismo individuale e figlia di una perdita di antichi valori faticosamente conquistati nel tempo. Anche qui ingresso con mascherina e super green pass. Al Cineteatro Volta di Pavia, invece, in piazzale Salvo d'Acquisto 4, il mese di dicembre si chiude con un bel film d'animazione per tutta la famiglia. Giovedì 30 dicembre alle 15 Aimbo, Spirito dell'Amazzonia. Prenotazione obbligatoria a Cineteatro Volta e comune.pv.it 348 7301 940. Il canto di Natale, a proposito di fine anno, non perdete il musical in programma al Fraschini di Pavia, il 31 dicembre alle 22 e in replica il 1 gennaio alle 15 e alle 18. A Christmas Carol, spettacolo scritto e diretto da Melina Pellicano, liriche di Marco Caselle, che ne ha curato insieme a Stefano Lori anche le musiche. Sul palco un cast artistico di 20 elementi, effetti speciali, musiche originali, 150 costumi e imponenti scenografie. Telefono 0382 371214 o biglietteria @teatrofraschini.org. Anche qui ricordate sempre super green pass e mascherina. E ricordiamo anche in questi giorni di festa che è possibile sempre prenotare e vaccinarsi presso gli hub di tutta la provincia, di tutta la regione, sia per i bambini dai 5 anni in su, sia per gli adulti, anche la terza vaccinazione, purché a distanza di 5 mesi dall'ultima effettuata. Andate sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545 o ancora rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini o ai postamat da fruire con tessera sanitaria. Inviate tutte le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandini o video a info@pavia1tv.it o info@lombardialive24.it o via WhatsApp al 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a questo punto buon Natale, buon weekend e ci ritroviamo lunedì ancora insieme con Appunti e Dintorni.